permetto, diciamo, di giudicare un movimento così grande, così importante. Sicuramente la riflessione che mi viene da fare è che loro si sono presentati, come ricordavi, come un movimento antisistema che metteva la legalità, la giustizia, la questione morale al centro della loro azione. Appena si sono trovati a governare, e soprattutto a governare una città importante, ormai siamo quasi un anno dalle elezioni, un po' meno. Mi sembra che si parla solo di questione morale, anzi questione immorale, anche con imbarazzo, anche con scelte in totale continuità rispetto al passato. Tutto appare a Roma, tranne che ci sia stata una discontinuità che mi pare non si vede. Anche le ultime vicende sulle nomine che sono state fatte, ma da ultimo lo dicevo prima, quello che leggo, le polizze sulla vita e così. E poi non si parla invece dei temi della città, delle scelte strategiche, cosa si fa sulle partecipate, cosa si fa dell'acqua pubblica, cosa si fa dei beni comuni, cosa si fa della democrazia partecipata. Mi sembra evidentemente anche qui un avvicinarsi sempre di più del Movimento 5 Stelle a un partito di tipo tradizionale, con tutti i pregi e i difetti della liturgia politica tradizionale. Cioè non vedo più il 5 Stelle in modo differente rispetto agli altri schieramenti nazionali. Fermo restando all'interno del 5 Stelle c'è tanta gente per bene, ci sono tante idee importanti, c'è una base che considero ancora in gran parte molto utile al paese, però vedo anche, oltre alla questione morale, delle incoerenze incredibili sui temi come l'immigrazione, come il governo delle città, come le scelte strategiche. Insomma, mi sembra che alla prova del governo stanno cadendo, e quello che sorprende sempre di più è che cadono proprio sulla questione morale, su quello che doveva essere il loro elemento di forza. Tanto è vero che, chiudo, che ha portato anche Grillo a rivedere la sua posizione sugli avvisi di garanzia, che era uno, mi ricordo, dei punti irrinunciabili di Grillo, e quindi evidentemente c'è poi anche il tema chi è che muove le fila poi alla fine del Movimento 5 Stelle, cioè chi è una società, è un leader, chi è alla prova del governo, delle elezioni, è la Raggi che ha tutte le possibilità per governare, sta avendo delle difficoltà incredibili.